Una giornata di festa di colori sulle mura lungo la circonvallazione della città per l'ottava edizione della Lucca Half Marathon, chiamiamola pure maratonina, organizzata dall'omonimo gruppo di Lucca Marathon del presidente Francesco Rosi. Bellissima e numerosa la partecipazione anche a livello ludico-sportivo, con altri eventi collaterali di cui abbiamo già parlato in altre parti della nostra informazione quotidiana. A fare gli onori di casa l'amministrazione comunale col sindaco Mario Pardini e l'assessore allo sport Fabio Barsanti, spesso, anzi quasi sempre presenti in occasione di manifestazioni sportive. Da affrontare 21 km e 95 metri del percorso, tanto bello quanto spettacolare. Pronti via, Cristian Ciobanu del CUS Parma, col numero 1 di pettorale, prende subito il largo, prima a 20, poi 50, 100 metri, fino a scomparire all'orizzonte. Posizioni piuttosto delineate, almeno tra i primissimi, mentre dietro, come sempre, ci si distende e ci si ritrova in gruppetti più o meno numerosi. La corsa di Ciobanu è una passerella trionfale. È l'italo-rumeno, tra gli altri ci dicono ex calciatore di discreto livello, ad imporsi nell'ottava edizione della Lucca Half Marathon in 1:10:36, che francamente non è un gran tempo, anche se va detto che non ha avuto avversari in grado di stimolarlo. Alle sue spalle si piazza Oscar Cassi, Toscana Atletica, in 1:12:18, mentre sul terzo gradino del podio va Matteo Lometti, Brancaleone Asti, in 1:13:02. In campo femminile la vittoria va Roxana Girleanu del gruppo podistico Parco Alpi Apuane in 1:24:25 davanti a Lorenza Bianchetti, Urban Runners 1:25:34 e Sara Gozzi, Free Runners Team in 1:27:22. Chiaro che adesso già si guarda la nona edizione in programma nel 2024 con la speranza di una crescita complessiva e tecnica della corsa, ma è chiaro che per portare grandi atleti ci vorrebbe un budget economico adeguato che a queste latitudini e un po' a tutti i livelli, ahimè, pare quasi una chimera.